10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Benvenuto 2018! Auguri! Auguri Palermo! Una coinvolgente festa tra colori, musica e allegria. Questa l'accoglienza riservata al nuovo anno, che ha visto come protagonista il cuore vibrante di una città che ha messo in vetrina alcuni tra i suoi migliori artisti. Palermo ha risposto con affetto agli stimoli lanciati dal palcoscenico, regalando un abbraccio virtuale, espressione di una piazza composta ma stracolma di gente. Una scommessa vinta da Agave Spettacoli, organizzatrice dell'evento. Puntare su artisti palermitani è stata la chiave del successo della serata. Non meno coinvolgenti i ritmi africani, dagli accenti ormai quasi siciliani. Edoardo Medato, una certezza artistica internazionale confermata e applaudita. I conduttori dell'evento, Sergio Friscia e Federica Minia, hanno preso per mano pubblico ed artisti in una piacevole e divertente passeggiata sino allo scoccare della mezzanotte. Eccezionale Salvo Piparo, con il suo scordabolario, pienamente all'altezza Stefano Piazza, che ha avuto come spalla simpatici personaggi presi tra il pubblico. La musica e le sue sfaccettature rappresentate da giovani musicisti ad aprire Geronimo e i Fiori del Bene e i Blue Cashmere, seguiti dai coinvolgenti rapper di Ballarò, Bukun Dal, a continuare frequenze retro con dolci melodie dal passato. Un quintetto che affonda le radici nel jazz manouche, arricchito da contaminazioni gitane. Da X Factor, Hieron Temple, la banda palermitana composta da Valerio Panzavecchia e Vincent Onk. Dal Senegal percussioni con il gruppo L'Africa di Dudu ed ancora i Tamuna, la band siciliana vincitrice del premio De André. Coinvolgente anche la performance che ha visto i due gruppi insieme sul palcoscenico. Non sono mancate le sorprese fornite dai trampoli alati e clavette illuminate a LED portate in scena da Natale Visconti e Alessio Bellomia, due giovani artisti palermitani. Anche il Ditirambo ha fornito un contributo artistico con ospiti speciali nella particolare serata. Palermo, capitale della cultura 2018, sono state le note di Bennato a dare il via ad un anno importante e pieno di speranza per la città.